Ciao ragazzi, buona giornata, buon dia también al Brasil. Oggi andremo a fare il couscous. Un couscous fatto alla mia maniera, ci sono vari modi di fare couscous, ma oggi vi presento uno. Allora, gli ingredienti del couscous, naturalmente il couscous, poi la mia versione è melanzane, pomodori, peperoni, funghi, olive, della menta, cumino e del tonno in questo caso. Questa è la mia versione del couscous praticamente. Un ingrediente del couscous è albenigella, tomate, peperoni, champignon, azeitona e atum. Allora, andiamo a incominciare a fare il couscous. Praticamente noi siamo tre persone, abbiamo messo 350 grammi di couscous. Per cominciare a fare il couscous, andiamo a cucinare il couscous, dobbiamo praticamente la stessa dose di grammi di couscous, deve essere la stessa dose, praticamente 350 grammi di couscous, 350 ml di acqua. Va cucinato il couscous, questo è il procedimento giusto. Se pego il couscous, in questo caso la gente sta in tre persone, pego 350 grammi di couscous, va cucinato il che sia la stessa quantità di acqua, in questo caso è 350 mg di acqua. Va bene? Vamo a porre una panella d'acqua e vamo a fare fervere l'acqua. Ci mettiamo un goccio d'olio, proprio può porre un po' di aceto d'oliva também, e aspettiamo che l'acqua inizi a bollire, un po' di sale naturalmente. Ok, ci vediamo fra un po'. Come vedete l'acqua è in ebollizione, da boh. Se va a vedere che l'acqua sta in ebollizione, vamo a disrigare il fuoco. Andiamo a spegnere il fuoco. Mettiamo il couscous. Andiamo a tirare un attimino. Vamo da una. Andiamo a mettere un coperchio e vamo a portare bene la tappa 5 minuti e poi la gente vai a vedere che finita fai 5 minuti così poi andiamo a vedere cosa facciamo. Ciao. Ok, sono passati 5 minuti. Ok, già passò 5 minuti, vamo tira la tampa lì, andiamo ad aprirlo, soprattutto in mezzo, ok, andiamo bene ad aprirlo, ok, vamo a fare questo procedimento, vamo a aprire la pannella, ingrumato. Ok.
Está pronto. Vamos pôr aqui. Andiamo a cominciare a mettere le verdure. Abbiamo iniziato a bere un po' gli ingredienti. Queste sono delle melanzane, dei peperoni. Le melanzane le ho un attimino fatte al funghetto con un po' di aglio, olio e un po' di sale. Qui solo un po' d'olio, le ho saltati anche i peperoni. E poi vediamo il pomodoro, il tonno e le azzettone. Boh, a Beligera la gente fece una panella con un po' di aglio, un po' di aceto d'oliva e il peperone también la gente fece solo con un po' di aceto e un po' di sal, tá bom? Vamos a pôr la melanzana. Acho que está suficiente assim. Vamos a pôr peperone. Questo può essere tutto. Funghi, può essere funghi champignon, può essere... Faccio che volte se tiene. Pomodoro, mi raccomando che sia ben asciutto, che non deve esserci acqua nel... Ecco, quindi strizzatelo un attimino ancora un po'. Vamo a pôr tomate. Guidato quando porta mia acqua di tomate, tá? Ho messo un po' di sale nel pomodoro. Un tomate sta un po' di sale, tá bem? Andiamo a prendere un po' di tonno, io il tonno lo prendo in busta perché c'è meno olio, quindi si va meglio anche se non dobbiamo scolare l'olio. Guatun, perché se sen, perché primi ben che non sta con olio, tá? Un tomate sta un po' di origano, tá? I pomodori c'è un po' di origano. Mezza busta è sufficiente. Andiamo a mettere le olive tagliate a metà, aceitona di oliva. Andiamo a mettere la menta. Deve sentirsi bene la menta. Vamo pôr la menta também. A menta é hortelã. Limone. Um pouco de sale. Limone que se... Bem, um pouco de azeite de oliva. Um pouco de óleo de oliva. E vamos girar tudo. Vamos mexer tudo. La mia amica Nea mi mandò una messaggio dicendo che sto facendo comida che ingurda, tá? Una quarantena non è buona. Io também scutai ela e fiz un couscous, un prato leve.
bene, da non poter dire mai nada, io qui sta bene un prato paella leve. Ho fatto un piatto leggero oggi perché la mia amica brasiliana mi ha chiesto di fare qualcosa di leggero. Quindi ho pensato di fare il couscous alla mia maniera, uno dei couscous che si possono fare. La mia amica, ok, anche per la mia carissima amica Daniela, che non mangia assolutamente niente di carne, quindi questo è un piatto che lei può mangiare liberamente a volontà. Ok? Lei non mangia carne. Ok. Andiamo a preparare il piatto. Andiamo a porre una mentuccia e il piatto è pronto. Buon appetito a tutti!